minuti al 55esimo in Italy. Grazie. Tutti assieme per il taglio ufficiale e l'inaugurazione dello stand della Regione Veneto. Taglio ufficiale, inizia il 55esimo di Italy anche qui alla Regione Veneto. Stiamo parlando comunque di un Veneto che è una grande vetrina. Noi esportiamo 2 miliardi e 800 mila euro in valore di vini, veniamo dopo Francia, Spagna, Italia. Come Regione Veneto pesiamo 2 miliardi e 8 e pensi che dopo di noi viene l'Australia con tutto il suo export e il Cile, che ne dà una dimensione di quanto importante sia il vigneto Veneto anche nei mercati internazionali. Ma decisamente no, soprattutto non si accompagna con le nostre scelte alimentari, con le nostre diciamo, identità alimentari. Direi che è fondamentale invece difendere l'agricoltura, con l'agricoltura identitaria che ci permette non solo di avere una produzione agroalimentare, ma ci permette di comunicare il binomio prodotto-territorio, ed è l'occasione per la quale noi siamo il paese più visitato al mondo. Il mio Veneto è la regione più turistica d'Italia. Dove si mangia, si beve male, non si fa turismo. Con i grilli, la cavalletta, ho l'impressione che andrà male. Qua c'è il paese unito perché si passa dal Veneto, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia. La cosa straordinaria di questo Vinitaly sono i tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, 25-30 anni, che si sono messi in gioco, che hanno aperto una partita IVA, che hanno recuperato il potere del nonno, alla faccia di quei giornali che dicono che i giovani stanno a casa aspettando il reddito di cittadinanza. Viva i giovani che scommettono su quello che è il lavoro, la fatica, la terra. E quindi non solo, come diceva Antonio, difendiamo ovunque il buon vino, però visto che tira una strana aria e la farina di insetti e di cavallette, la carne sintetica, il formaggio finto, viva la nostra agricoltura, perché siccome l'uomo è ciò che mangia, se mangiamo bene veniamo su meglio. Quindi viva il Veneto, viva il vino. Grazie. Beh, il Veneto è un matrimonio perfetto fra cultura, agricoltura, vino. È la regione di splendide città d'arte, Venezia, Padova, la stessa Verona, che è una grande città d'arte, e quindi oggi celebriamo questo matrimonio tra arte e vino. Lo faremo vedere con le opere di due grandi maestri, di due giganti della pittura italiana nel mondo, ed è questa oggi una proiezione del nuovo immaginario italiano.